viene? E in questi giorni c'è una rassegna alle ville vesuviane. E io trovo che sia molto suggestivo, no? Come panorama per un concerto. Se lei fosse interessata. Continuate pure, mi state sfottendo, lo so. Tanto la cosa a me non mi tocca proprio. Io non mi muovo da qui fino a quando non arriva giù. Perché stavolta la cosa è seria. Avvedito. Guarda che su quel pavimento c'erano mille pietrine. Infatti, ti eri chinata a contarle. Ah, canaglia. Questa me la paghi. No, guarda, no. Ma voi non ha detto dove andava? Io sinceramente non mi sono neanche accorta fosse uscito. Eravamo tutti qua a guardare il filmino. Io neanche l'ho più visto da un certo punto in poi. Ma non riesco a capire a quest'ora dove può essere andato. Ma sì, forse ha ricevuto una telefonata dalla redazione, un servizio importante. Ma no, scusa, me l'avrebbe detto. E poi ultimamente lui lavora sempre in casa. Vabbè, perché non provi a chiamarlo sul cellulare, no? Ah. Giusto, brava. Figurati se non se lo sa portare. C'è un telefono che suona? No! Se l'hai scordato qui. Ma dove può essere andato? Michele, ma che ci fai qui? Io devo entrare nella torre. Ma adesso? E stai bene? Hai una faccia? No, non sto bene. Non sto bene. Nessuno? Tu mi parli, eri da fianco a me. Stai ballando a mezza gente, come sai tu. Io sto sempre insieme a te, balla e rido per non favore. Ma sto cuore sta morendo e tu non lo sai. Tu mi parli. Ma chissà dove stai, guardo intorno per cercare chi non c'è. Io sto sempre insieme a te, balla e rido, non mi vorrei. Chi sta amore serve solo per pazzia. Occhi e capillo, e cento stelle, sole, luna, mare a notte, guardando a te nei tuoi occhi.
voglio negare, aspettando che t'ascita e t'accorge me. Bravo! Allora, belle canzoni, le sai scrivere, eh? Grazie, grazie, grazie. Senti, però ora devo dire una cosa molto importante a Gio, eh? Gio, senti, noi ci conosciamo bene ormai, no? Sì, sì. Sei sicuro che vuoi parlare proprio qui, adesso? Non è meglio se... No, no, Gio, lo sai, io sono fatto così. E soprattutto dopo quello che è successo oggi... Scusi, non ce la faccio più ad aspettare. E... Gio, vedi, tu sei l'unica. Io non posso fare a meno di te. In questo momento ho bisogno di te. Tu sei veramente l'unica, Gio. Tu sei l'unica che mi può far fare questa audizione. Ti prego, Gioia, convinci quel tuo amico là, il dottor Solarium. Ti prego, fammi fare questo provino. Si è bloccato un'altra volta. Piano, 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 non forzare la cerniera, se no mi strappi il vestito. Ma quale cerniera? È la schiena che si è bloccata un'altra volta. Ma proprio non riesci a fartelo passare? Eh no, non riesco a farmelo passare. Vabbè, ma mica te la devi prendere con me, eh? Ah... Se tu non avessi cacciato via, come si chiama Carmen, veda, a quest'ora io non stavo conciato così. Lei continuava a fare tranquillamente le pulizie. Sì, a rompere tutti i vasi di casa. E io però mi sono rotta la schiena a furia di passare lo spazzolone. Mamma mia, voi uomini, per una volta che vi si chiede di aiutare un po' in casa. Mamma mia, vieni qua, vieni. Piano, piano, mi rompi il vestito, piano. Dove sta? Dove sta? Guarda, piano. Senti, ma sei sicuro che non vuoi proprio venire? No, io adesso qua non ti preoccupare. No, preferisco. Aspetto Ornella, mi dà una pillolina e me ne va direttamente a letto. Adesso voglio solamente un poco di tranquillità, guarda. Ma come sta il nostro acciaccatello, Siamo venuti in compagnia, siamo venuti. Qua, ragazzi, ma che mi combini? Le Goblin Notre Dame? Ma che ci combini, Renato? Ma per fortuna siamo arrivati noi a raddrizzarti la schiena. Sei contento? Come? Va bene, visto che ti lascio in buona compagnia, io vado. Ok, mi raccomando, ragazzi, non me lo strapazzate troppo. Tranquilla. Andiamo. Sì, andiamo di là. Dopo lo carichiamo, lo carico? Piano, cominciamo piano. Va meglio? Sì, sì, grazie, grazie. Hai una faccia, sembra un cadavere. Michele, mi dispiace. No, non ti preoccupare, anche perché poi è la verità. Io è come se fossi diventato un cadavere in quella torre, quella notte, insomma. Effettivamente Michele Saviani è come se fosse morto quella sera. Io lo so, vabbè, Eleonora, ti sembrerò melodrammatico, però quel Michele Saviani non esiste più. Adesso c'è un Michele spaventato, debole, la mia vita è soltanto un insieme di incubi che non riesco a mandare via. Michele, senti, io lo so che è facile a dirsi, ma tu devi cercare di reagire. Ci ho provato, Ele, ma non ci riesco, è più forte di me. Ma mi spieghi perché volevi tornare nella torre? Perché io ci devo entrare, io devo entrare là dentro, perché io sono convinto che c'è qualcosa che io... Ma che cosa? Che cosa pensi di trovarci? La verità, Ele, io c'è qualcosa che ho visto, forse una risposta, è un tassello mancante, però sono convinto, sono sicuro che è tutto là dentro. Senti, saliamo un po' da me, ti va? Hai sentito? Bimba che piace, ma Rossella, calmati, stai tranquilla, c'è papà adesso, non ti preoccupare, stai tranquilla, amore, è tutto a posto. Silvia, senti, ma non ce l'hai richiamato? Non lo so, sono uscito in fretta, porca vacca, amore, devi stare tranquilla, adesso si risolve tutto, adesso apro la porta e ti abbraccio, ok? Se il tuo show è finito, te ne puoi anche andare. Niente di meno, questo è tutto quello che mi sai dire. Non ti è piaciuta la canzone? Ho fatto il bis, ho fatto il tris. Mi hai delusa, Sasà. Tante scene, tante moine. E poi mi vuoi solo sfruttare per piazzare il tuo disco. Sei proprio un bel tipo. C'ha ragione. Quella tua, più che una dichiarazione d'amore, sembra una dichiarazione IVA. Non lo so, ti sei giocato un'occasione incredibile. Ma tu ti devi sempre intromettere, non ho capito. Amico. Cioè, tu lo sai, per me sei l'unica, lo sai che sei l'unica. Però il primo amore non si scorda mai. Chi sarebbe questa? La musica, no?
Sasa! Gaggiù, hai capito o no adesso? Ho capito che sei proprio un bel furbacchione. Anche se devo ammettere che a cantare te la cavi. Anzi, sei proprio bravo. Allora ti è piaciuta la canzone? Sì, era bella. Molto bella. È quello perché mi sono abbeverata alla fonte della tua splendidezza. Mi hai lusingata, sei proprio un vero artista. E che ti costa allora? Dimmi di sì. Ti chiedo solo un'occasione per far ascoltare la mia musica, mica un contratto discografico. Ma io non sono mica una tale scout. Io a Paolo gli faccio solo da autista. E ho capito, convincia Paolo Solario là a farmi avere un'audizione. Ma come faccio? Non posso mica procurarti un'audizione. Ta-da! Fagli sentire questo. Hai pensato proprio a tutto, eh? Dai, già mi hai spezzato il cuore. Come vuoi spezzare pure la carriera? No. Quanta roba, guarda che porcellane, guarda, è una farmacia, bella casa però, bella pina. Ah, fammi pure di scorta, una scorta, guarda che marmellate di arancia, papaya, mango. Si tratta bene il carciofone, Che è qua? Fragolino, la fe, fragolino. Fragolino, sai che ti dico, Raffaele? C'è tristezza. Ma lo so, uno non ha mai questi gusti un po' strani, però sai che c'è? Ci facciamo un bel brindisi, Raffaele. Un fragolino. Un fragolino, che mamma fa? Che se passa il commento? Ecco. Allora, questa, Renato, te la prendi adesso. Sì. Queste altre qua, una domattina e una prima di andare a dormire domani sera. Vabbè, dopo me le prendo, sì. Mai un gusto deciso, però sembra sempre fragolini, ciliegine, queste cose strane. Devo dire, una cosa di serie non c'è niente. Abbiate pazienza. Comunque, ho lasciato una siringa con un antidolorifico sul comodino. Sì. Se avessi dei problemi per dormire, mi chiami, io arrivo e ti sforacchio. Speriamo che non ce ne sia bisogno. Ti vuoi un goccetto pure tu, non fare complimenti. No, grazie. No, cioè, se lo vuoi. Ma di voi fate come se stesse a casa vostra, non vi preoccupate, bevete, approfittate. Vabbè, io adesso devo prendere la pillola. Arrivederci e grazie. Ma che arrivederci e grazie? Ma come, non approfittiamo, se no le carte già pronte, non giochiamo. Le carte stavano qua perché io stavo da solo e volevo fare un solitario. Bravo, hai detto bene, stavo da solo. Adesso siamo quattro. E allora? E come allora? Possiamo fare un bello scopone come ai vecchi tempi. Ah, ho capito, la partitina come ai vecchi tempi. Il gatto e la volpe. Che ha paura, ma è normale, non ha mai vinto una partita. Ma paura. Si superano queste paure. Certo non ho mai vinto una partita. Tutto segna. Tutta la partita si gratta la testa, muove il naso, chiude il naso, le orecchie. Vabbè, se non vi conosco. Ho carte? Vado. Non vuoi giocare allora? Volete la guerra? E vai! E vai! Ma allora facciamo Jourdain contro il resto del mondo! No, un momento. Come? Voi due insieme non è cosa. Scusate, ma se io volessi giocare con Raffaele, Giusto. Ma nessuno può scegliere. Facciamo così, tiriamo a sorte. Le carte più alte vanno insieme. Vabbè. Allora, vediamo Raffaele cosa tocca. Re, 10 a me. Vediamo io. Momento. No, chissà tu che combini. Invece di fare le due carte più alte, facciamo la carta più alta e la carta più bassa che vanno insieme. Vabbè, ci sono problemi. Allora, per me? Esatto, per te? 7. E adesso tocca a me? 4. Allora, siamo insieme. Vabbè, tocca ancora a me, tocca ancora a me. Asso! Che sa? Ma che mi hai preso per una schiappa proprio a me, mamma mia. Ma è il caso, è il destino. Se sei così forte, come dici, che problema c'è? Meno male che si è calmata e è riuscita anche ad addormentarsi. Io non capisco. Certo, è strano. Non è da Silvia lasciare Rossella da sola. Non lo so, potrebbe essere andata a casa tua a cercare Teresa. No, non è possibile, perché Teresa mi ha chiesto la serata libera. Anzi, mi ha detto anche che avrebbe fatto tardi. Senti, tu che fai? Aspetti qui? Sì, aspetto qua. Oddio, ma è tardissimo, la babysitter va via, io devo andare da Sandra. Ele, senti, grazie infinite, scusami se ti ho rovinato la serata con tutti i miei problemi, veramente non volevo. Stai scherzando, non dire sciocchezze, senti piuttosto, fammi sapere come va. D'accordo, ciao. Okay, ciao. Telefono. Tu
mi stai fissando, mi stai? E perché ti sto fissando? Perché? Che ne so? Che devi stare concentrato, sei troppo rilassato. Ah. Questa è la prima carta, Renato. La prima carta. Cioè, se sbagli carta, l'avversario fa scopa, quindi... E certo, se chiama scopone, se uno sbaglia fa scopa. Ancora? So. Ancora? Avete finito? No, se non avete finito, io ormai usciamo un momento e voi vi mettete d'accordo. Magari sarebbe l'ideale, almeno per la prima giocata, così me lo inquadri, capito? Una carta devi giocare, una carta. Ma quello mica è facile, la prima carta. Infatti, è un gioco da campioni questo qua. Tipo Maradona, Del Piero, Pelé. Vabbè, ci fa pure un disegnino, ti vuoi fare? E digliela direttamente la carta che deve giocare. Ma cosa dite? Ma non... ma di che parlate? Ma che dico? Lei sta spiegando la carta che deve giocare. Ho capito. Maradona, Del Piero e Pelé. Tre. Scopa. Scusa, Maradona, Del Piero e Pelé gioco i tre. Ma che? Tu tre nomi mi hai dato, Maradona, Del Piero e Pelé. Maradona, Del Piero e Pelé, che numero c'ha? Che numero c'ha? 10. E vedi, 10, e Pelé come lo chiamavo? Orrei. Orrei, dovevi giocare 10, era un genio. Ma fissi, mi fissi, e io sbaglio. Non capisci niente. Gioco io, sei tu. Scusate ragazzi, non è stata proprio una gran bella serata. Perché? Io mi sono divertito. L'importante è che Michele abbia chiamato almeno per avvisarti, insomma. Almeno quello. Non sapevo più cosa pensare. Mettiamola così, è già stata una fortuna che si è portato le chiavi con sé. Dai, porto Fabio, andiamo via. Non mi si chiudono gli occhi. Sì, certo. Ma ti fidi di andare con loro? Vi dispiace se Nicoletta divide il taxi con voi? Tanto più o meno di strada. No, nessun problema. Sbrighiamoci solo perché è già sotto che ci aspetta. Ma perché, scusa, tu non vieni? No, preferisco fermarmi ancora un attimo io. Beh, allora, ciao. Elena, allora grazie mille per la serata. Di nulla, grazie a te. Ciao, buon proseguimento. Ciao. Ciao. Ciao, Fabio. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Oh, finalmente il gelato. Capirai, sarà tutto sciolto. E allora? A me piace così. Caldo, dolce, con tutti i colori mischiati. Come la cena, un disastro. Ma no, guarda, un po' di inconvenienti hanno solo dato un po' di movimento alla serata. Ma dai, doveva essere una serata speciale, invece... Non è successo niente di irreparabile, eh? Fabio, io questa cena l'avevo fatta anche per Michele. Invece lui è scappato via. È così che ti senti? Come se ti scivolasse un po' tra le dita? Sì, hai proprio ragione. Io non so perché, ma ultimamente siamo proprio lontani, lontani. In effetti Michele è un po' depresso, eh? Sì, non so come fare. Lui è sempre chiuso in se stesso. Io non riesco a trovare il modo per stargli vicino. Elena... Probabilmente se non riesci a stargli vicino è perché lui non te lo permette. Per migliorare le cose bisogna essere sempre in due. Ci avrei scommesso. Giù, ma che sei tornata a fare? Te l'avevo detto che sarei rimasto qui fino a tardi. Pensavo di scortarti a casa. Che ne dici di un passaggio? No, davvero, ti obbligherei a fare troppo tardi. Lo so, ma... Me l'hai detto tu, no? Io ho gli orari elastici. Vuoi un caffè? No, grazie. Allora ci facciamo portare una bella pizza. Scommetto che non hai ancora cenato. No, davvero. Passo. Ma non stai morendo di caldo? Accendo l'aria condizionata. Joe, va tutto bene, non ho bisogno di niente. Tu piuttosto mi sembri un po' strana. Io? No, perché sto benissimo. Sarà. Un po' di musica di sottofondo? Va bene, mi arrendo. Vada per la musica. Che metti? Ma una cosa così. Parla e rira a fianco a me. Scopa.
lumiera, sette belle, carte a lungo, sono 4 punti. Più 7 scopa? Più 7 scopa fanno 11. Ah no, più 10, beh certo, 10 più 10. Ora sono 20. 21 a 0, vai. Renato, complimenti. Piano, Rocco. Ecco che cosa si nascondeva dietro tutte quelle premure. Però non è stato un piano criminale, dai. Sì, ma sei venuta qui con la precisa intenzione di farmelo sentire. È il tuo amico del bar, no? Ok. Gli ho fatto un favore, lo ammetto. Ma è solo perché credo che sia bravo, non perché è un mio amico. Pensavo che meritasse una possibilità. E poi non lo dici sempre tu che alla Starbucks siete sempre in cerca di nuovi talenti? Vabbè, forse non ho avuto una buona idea. Gli restituisco il CD, dai. Aspetta. Mi piacerebbe risentirlo. Posso tenerlo? Ma certo. Ha una bella voce, vero? Beh, il repertorio è quello che è, migliorabile. Ma la voce c'è, hai ragione. Il tuo amico ha delle qualità. Proverò a parlarne con Eleonora. Sasà, vero? Per gli amici Sasà Beat, ma anche il nome è migliorabile. Dove è Rossella? Si può sapere dove sei stata? Va tutto bene? Rossella sta bene? Lasciala dormire adesso. Si è svegliata, era terrorizzata. Ha iniziato a piangere, meno male che l'ho sentita. E tu cosa ci facevi qui? Silvia, ma come ti è saltato in mente di lasciarla da sola? Avevo bisogno di una medicina e sono corsa in farmacia. Ah sì? È una bambina, non ha neanche 3 anni e tu la lasci da sola. Era un'emergenza. Certo. E lo sai che sono da sola, no? Bene, qual era questa emergenza? Che cosa ti serviva? Whisky, vodka, gin, dimmelo, forza! Ma che cosa stai dicendo? Sei impazzito? Silvia, si vede lontano un miglio che hai bevuto. Sei grigia. Non è vero. No, eh? Questa è la cosa che ti serviva, eh? Questa qua? È questa? Dimmelo un po'. Una serata da incubo. Da dimenticare. Non esagerare. No, no, io dico sul serio, guarda, quelle, i due cugini Giordani insieme sono una calamità naturale. Vabbè. Stai fermo. A me già mi faceva mal da schiena, poi adesso mi fa ancora peggio. Quello mi ha fatto sudare freddo, ogni sbaglio che facevo, quello mi dava una botte, ma... Stai fermo. Piuttosto, pensa a me, come una stupida, ferma a aspettare Zanetti davanti all'ingresso. Vabbè, poi alla fine lo spettacolo l'hai visto, no? Certo, sono entrata al concerto già iniziato, una vergogna, guarda, non sono tornata a casa soltanto perché ci tenevo molto a Debussy. Per fortuna che quell'imbecille i biglietti l'aveva lasciati al botteghino. Vabbè, però adesso calmati, perché Zanetti magari avrà avuto un imprevisto. Certo, lo difendi pure, lo difendi. No, chi lo sta difendendo? Senti, Giulio, ma non sarebbe meglio che noi chiamiamo a Ornella per fare sta siringa? T'ho detto che te la faccio io. Vabbè, ma io ti vedo un po' agitato, un po' nervosetta, no, non stai... Io sono tranquillissima. Ecco. Ah. E poi tu non c'entri niente. No. Non c'entri niente. E chi c'è? È quel cafone di Zanetti. Ah. Che mi fa una rabbia. Gio, ma non è ora che te ne torni a casa? Io prenderò un taxi quando avrò finito con queste. Non sono stanca, ti aspetto volentieri. Guarda che è già molto tardi. E allora perché non te ne vieni via con me? Ti porto dritto a casa. Sarebbe un'ottima idea. Se non fosse che ormai io qui ci sto meglio che a casa mia. Non ti va proprio di tornare? Tu pensi che io sia un fanatico del lavoro, vero? No. Non è piacevole tornare a casa sapendo che non c'è nessuno che mi aspetta. Dopo l'incidente avevo voglia di cambiare tante cose. Era come se all'improvviso avessi capito che nella vita il lavoro non è tutto. Lo so. Certo che lo sai. Hai seguito tutta la telenovela mia di Adriana. Donna delle certezze. Per lei è facile. Adesso è a New York. Quando c'è un problema, spegni un interruttore e ne accende un altro. E tu come stai messo di interruttori? Ora male.
Non ce la faccio più a fare come lei. Prima era diverso, prima dell'incidente, intendo. Avevo un sacco di certezze prima. Non riesco proprio a pensare a che cosa puoi provare. Entrare e uscire dal coma. Rabbia, una gran rabbia. C'è un momento quando esci dal coma in cui ti sembra di avere una seconda occasione. Ti senti quasi un privilegiato, qualcuno a cui la vita non può più dire di no. E pensi che d'ora in poi tutto andrà come vuoi tu, che non hai più ostacoli. Ho creduto di poter fare quello che volevo nella vita. Mi sembra che la vita si sia dimenticata di tutte le promesse che mi aveva fatto, capisci? Perfettamente. Io ci ho provato. Ma purtroppo non dipende solo da me. Purtroppo. È sempre così. Tutti i progetti che facciamo crollano. Se le persone su cui facevamo affidamento non collaborano. Sono una stupida. Non so che cosa mi è successo. Non ragionavo più. Avevo bisogno di bere, solo di questo. Rossella non si sveglia mai di notte. Io pensavo di tornare subito. Non pensavo succedesse una cosa del genere. Ma era inevitabile che prima o poi succedesse una cosa del genere. E meno male che questa volta siamo stati fortunati. No. Io non farei mai del male a Rossella, lo sai. Silvia, però l'hai fatto. Lo capisci che non puoi continuare così? Tu ti stai facendo del male, ma perché? 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 Perché ho sbagliato troppe volte nella mia vita. E adesso non ce la faccio più a portare questo peso addosso. Silvia, non è bevendo che puoi pensare di risolvere tutti i problemi, non così. È facile a dirlo. Ma come faccio? Quando mi sveglierò domani con tutti i miei errori. Domani, il giorno dopo e ancora il giorno dopo, che cosa farò? Devi reagire, Silvia. Se non vuoi farlo per te, devi farlo per nostra figlia, per Teresa e anche per me. Non ci riesco. Ho provato, ma non ci riesco. Certe notti vorrei chiudere gli occhi e non aprirli mai più. Vieni qua. Non devi neanche pensarle certe cose, capito? Non devi neanche pensarle. Allora aiutami. Solo tu puoi aiutarmi.